spesso trascuriamo i dettagli della vita quotidiana, ma gli artisti possono trasformare questi elementi in opere d'arte sorprendenti. Per creare una buona idea artistica da ciò che è banale, è importante utilizzare la propria creatività. Così è semplice, prevedibile. La street photography è molto di più di semplici fotografie in strada e le opportunità per creare qualcosa di speciale sono infinite. Semplice, invisibile, quella voglia che nessuno ha, non confesserà. Bentornati o benvenuti, signore e signori. Siamo di nuovo qua con quello che forse sarà il video più importante di tutta quanta la serie, e questo per due motivi. Innanzitutto perché capiremo come non è necessario andare in Cambogia o in una metropoli gigantesca per poter fare una buona e proficua street photography, e poi anche perché alla fine del video vi spiegherò come ognuno di voi sarà una parte fondamentale di questo mio canale. Io ve l'avevo detto che F4.0 è un progetto che vi avrebbe coinvolto tutti. Ecco, sono uno di parola. Perciò vi chiedo adesso di iscrivervi al canale subito, accendere la campanella e commentare con ognuno e il barista di se stesso. Vi lascio anche qualche secondo per iscrivervi. Non esitate? Fatto? Cominciamo. Più o meno un anno fa uno street photographer mi disse una cosa che, lo ammetto, in quel momento mi ha offeso. Poi però ho iniziato a rifletterci con più insistenza e proprio quella frase è diventata quello di cui voglio parlarvi oggi, perché ha influito molto sul mio modo di fare fotografie. Mi disse esattamente che non si fotografano le persone con il gelato, perché sarebbero foto banali. Ecco, fino a qui il discorso non fa una piega. Restate però con me fino alla fine del video, perché vedremo insieme il motivo per cui questa affermazione non ha un gran senso, e addirittura vi darò alla fine quattro buoni motivi per fotografare tutto quello che viene considerato banale. Però andiamo con ordine, esattamente andiamo per gradi e vediamo subito quando si può definire banale una fotografia. Una foto banale è quella che passa inosservata. È quella foto che non suscita emozioni e che non suscita reazioni nel pubblico. È una foto che non si distingue per originalità né creatività e addirittura non ha neppure un valore distintivo particolare. È quindi una foto che non cattura l'attenzione dell'osservatore e non lascia nessuna impressione nel tempo. In altre parole, non ha niente a che fare con il gelato. E se facessimo invece un'analisi inversa, diventerebbe banale qualsiasi scena o soggetto, comprese le foto in metro, i ritratti di strada, i murales, le lunghe esposizioni, i giochi di ombre, praticamente tutto sarebbe banale. Sempre che ovviamente non trovassimo davvero la pentola d'oro alla fine dell'arcobaleno o non incontrassimo un unicorno che porta a spasso un panda, quando ovviamente non è come oggi carnevale. E questo per un motivo molto molto semplice. Siamo tutti quanti abituati a considerare banale tutto quello che siamo abituati a vedere frequentemente, come la nostra città, mentre invece consideriamo eccezionale, di conseguenza anche le foto diventano eccezionali, tutto quello che non abbiamo mai visto oppure che vediamo di rado, come proprio le foto nelle grandi metropoli. Vediamo invece adesso al contrario quella che è una foto eccezionale, ed è quella foto che è in grado di distinguersi dalla massa. È una foto che sorprende ed è una foto che emoziona, che riesce perciò a catturare l'attenzione di chi la guarda e a trasmettere anche un messaggio che è molto potente. Una foto eccezionale è caratterizzata dalla sua originalità, dalla sua creatività e dal suo valore distintivo. Però di nuovo non ha niente a che fare con il gelato. Questo cosa significa? Significa che la foto eccezionale riesce ad offrire un punto di vista unico e innovativo, è capace quindi di stimolare l'immaginazione e l'emozione di chi la sta guardando. In una foto eccezionale ogni dettaglio è stato curato con la massima attenzione, quindi sia l'uso della luce, ma anche dell'ombra, l'uso del colore e della composizione sono stati studiati per creare proprio un'immagine che si distingue per la sua bellezza, per il suo significato e per la sua capacità di trasmettere un messaggio che è emozionale. Quindi, se vuoi davvero che le tue foto catturino l'attenzione del pubblico e che lasciano un'impressione nel tempo, non devi evitare di fotografare le persone con il gelato. Devi soltanto puntare sulla tua creatività, sull'originalità e sul valore distintivo che hai tu e che avranno le tue fotografie.
Sarò anche ripetitivo, ma cerca sempre di mettere in mostra il tuo punto di vista, che è unico, e fai in modo anche che ogni dettaglio della tua fotografia contribuisca alla sua bellezza e alla sua capacità di trasmettere un messaggio, ed è il messaggio che deve essere potente. Soltanto in questo modo le tue foto diventeranno eccezionali e saranno quindi capaci di lasciare un'impressione nel tempo e di ispirare l'immaginazione di chi la sta guardando, fosse anche soltanto la foto di qualcuno che sta mangiando un gelato. Fotografare il banale è un modo per trasformare le cose comuni in opere d'arte sorprendenti. La street photography è un esempio di come tutti quanti gli artisti possono prendere la vita di ogni giorno e trasformarla in qualcosa che è speciale, e questo attraverso l'utilizzo di prospettive uniche e di composizioni che sono creative. E nella quotidianità c'è il signore che mangia il gelato, c'è la signora che passeggia il cane, chi aspetta alla fermata del tram, oppure soltanto chi semplicemente attraversa le strisce pedonali con un ombrello. Per fotografare il banale è importante avere sempre un occhio attento per i dettagli e la capacità di catturare i momenti che saranno sempre unici rispetto agli altri, proprio perché ogni momento è unico. Questo significa prestare attenzione a quello che accade intorno a te e cercare di catturare le situazioni, le emozioni e i dettagli che rendono la vita speciale. Non è la fotografia ad essere speciale. Uno degli aspetti più interessanti della street photography è che non hai bisogno di un soggetto specifico per creare una buona immagine, altrimenti sarebbe una fotografia in studio. Puoi scattare il banale ovunque tu vada, dalla strada di un piccolo paese a una metropolitana, dalle vetrine dei negozi fino alle piazze che sono estremamente affollate. L'importante è sempre avere una prospettiva unica e catturare quello che è il momento giusto. Per scattare il banale in modo artistico è importante però considerare sempre la composizione. Questo significa scegliere attentamente tutto quello che viene incluso nell'immagine e come viene posizionato e quello che invece va escluso. Per esempio, possiamo imparare a utilizzare le linee curve per guidare lo sguardo di chi sta guardando la nostra foto, oppure si possono utilizzare elementi di interesse per creare un punto focale particolare. Ed è importante, infine, non avere paura sempre di sperimentare. La street photography ti offre la possibilità di esplorare e di cercare sempre delle nuove prospettive, come per esempio dall'alto oppure dal basso. Si possono utilizzare lenti differenti o modificare la propria tecnica per catturare proprio dei momenti unici, per esempio con una messa a fuoco selettiva o con una sovrapposizione. Detta così, però, fotografare il banale può sembrare un compito molto facile, ma in realtà no, perché richiede molto talento e anche una grande creatività per trasformare le cose comuni in opere d'arte che saranno sorprendenti. Ma come vi ho detto fin dal primo video, entrambe queste skill si possono sviluppare. Perciò impariamo a prestare attenzione a quello che accade intorno a noi e cerchiamo sempre di catturare le situazioni che normalmente potremmo considerare come delle situazioni insignificanti, come potrebbe essere una persona che aspetta un autobus o ancora una finestra aperta in un edificio che è vuoto o una strada che è semplicemente deserta. Sono tutte quante scene che possono diventare immagini affascinanti se vengono catturate però nel modo giusto. Per creare una buona idea artistica dalla banalità è importante utilizzare la propria creatività e la propria immaginazione, per poi utilizzare anche una buona tecnica fotografica e sapere editare le immagini in modo da mettere in risalto le caratteristiche uniche di quella immagine. Infine, in sintesi, scattare quello che è banale può essere un'impresa difficile, ma con un pochettino di pratica e di dedizione si possono creare delle immagini che trasmettono un'idea artistica unica e sorprendente. Ricordati che la street photography è molto più di semplici fotografie fatte in strada e che le opportunità per la nostra creatività sono veramente infinite. E come promesso, adesso vi darò i 4 motivi per cui dovremmo sforzarci di fotografare tutto ciò che è banale. Primo, perché la fotografia del banale può essere una forma d'arte estremamente gratificante, proprio perché ci costringe a vedere il mondo che ci circonda con degli occhi nuovi e ad apprezzare l'arte anche nella vita di tutti quanti i giorni. 2. Scattare foto a soggetti banali può essere un modo per stimolare la nostra creatività e la nostra immaginazione, perché ci costringe a cercare la bellezza e l'interesse in tutto quello che invece normalmente ci passa inosservato. 3. La fotografia di quello che è quotidiano è accessibile a tutti, proprio perché non richiede attrezzature particolari oppure dei viaggi esotici, ma può essere fatta proprio in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo abbiamo a disposizione, compreso lo smartphone. 4. La fotografia del banale è anche una forma di protesta contro la società che è dominata dai social media e che invece ci fa apprezzare e ci incoraggia a trovare la bellezza in una vita autentica e grezza. E per finire, vi svelo
anche il motivo per cui questo canale F4.0 è il canale di tutti. Nel video della prossima settimana parlerò di un esercizio che mi è servito per imparare a fotografare in strada. Parlerò perciò delle fotografie degli artisti di strada e vorrei chiedere a tutti quanti voi di mandarmi le vostre foto sul tema, che ovviamente pubblicherò nel video includendo sempre l'autore dello scatto. Io sono sicuro che avrò molto da imparare da ognuno di voi e sarebbe per me veramente un sogno se tutti quanti voleste mettere a disposizione degli altri quello che vi rende unici. Perciò non siate timidi. Io vi lascio nel primo commento qui sotto al video l'indirizzo mail dove inviarmi le foto e ci vediamo qui, nello stesso salotto, la prossima settimana.